Ultimi e decisivi tempi supplementari di questa puntata. Allora, per combattere la pressione e la tensione, abbiamo provato a mangiarci su con Max Pisu, abbiamo provato a musicare qualcosina con Enrico Ruggeri, ma in realtà per far passare la pressione occorre ridere. Video per presentare l'ospite. Adesso ho capito dove c'ha le mani in pasta questo. Dentro la mannaccia le mani in pasta tu, eh? Oh. Che dice? È una legge di football in Brasile. Eh? A chi ogni giorno todos pulir Maracanã, pure il presidente. Ma magari c'è questa legge in Italia. Se già me lo vedi il presidente Agnellos che pulisce tutto lo stadio di Torino. Bello questo. Lo avrete sicuramente riconosciuto. Più capellone che mai, più baffuto che mai, diamo il benvenuto ad un grande della TV e del cinema italiano, Gigi Sammarchi. Benvenuto, Gigi! Ciao a tutti! Allora, ti sei riconosciuto in questo factotum brasiliano del Maracanã? Mi sono riconosciuto per la lì, per il brasiliano, per il portoghese, per come lo parlo benissimo. Poi dopo invece gli anni sono passati, quindi mi sono riconosciuto un po' meno. Adesso cioè, invece di averli ricci e scuri, ce cioè, li ho un po' lisci e bianchi, però va bene, almeno. L'importante è averli, direbbe qualcuno. E tu Esatto, l'importante è averli, stai messo giusto. bene. Gigi, insomma, vedere questo pezzettino dell'allenatore del pallone ci fa sorridere. Uno perché abbiamo sia te che Andrea Roncato, che è stato nostro graditissimo ospite. In secondo luogo, perché come tu ben saprai, l'allenatore del pallone è ancora oggi uno dei film più visti e commentati anche nell'universo YouTube, universo YouTube dal quale preleviamo naturalmente questi video. Che effetto ti fa essere presente anche oggi nei pomeriggi o nelle serate passate in allegria, magari anche sul web, con i tuoi film? Te l'aspettavi un successo, perdonami la comicità, postumo anche rispetto ad alcuni film? Ma no, sinceramente no, anche perché noi, sai, quando li abbiamo fatti negli anni Ottanta, sì, erano fatti per divertire la gente, poi magari, sai, tu pensi, i gusti cambiano, poi comunque erano film fatti proprio in allegria, non erano pretenziosi, però evidentemente, vabbè, diciamo che comunque l'argomento calcio in Italia, ma forse anche in altre parti del mondo, d'Europa, diciamo, la fa sempre da padrone. Quindi prendendo in giro il calcio, probabilmente la gente un po' si riconosce e poi chiaramente si diverte, perché effettivamente la sceneggiatura dell'allenatore del pallone era molto carina, insomma c'era tutta questa presa in giro, poi c'era un Lino Banfi spumeggiante, quindi diciamo che tutte queste cose hanno contribuito perché sia diventato un cult o un cult, come meglio, o all'italiano o all'americana, all'inglese, insomma. Gigi, tu hai fatto cinema, teatro, televisione. Io ti dico i film che più ho amato: L'allenatore del pallone, la serie televisiva Don Tonino, che possiamo dirlo è, diciamo, a mio avviso, un po' la matrigna del Don Matteo che vediamo oggi con Terence Hill sotto certi punti di vista. Non so se sei d'accordo. E poi Pompieri. Ecco, a quale di Sì. Beh, questi tre sei più legato? forse a Don Tonino, perché fa parte un po' anche della mia infanzia, quindi io ed Andrea, avendo passato la nostra gioventù in parrocchia, quindi chiaramente dove c'è preti o argomenti religiosi o chiese, così noi ci riconosciamo abbastanza, quindi sicuramente Don Tonino. E effettivamente, poi, che poi dopo Terence Hill, diciamo che sì, la chiave è quella, però noi poi in realtà l'avevamo un po' anche presa, perché prima di noi c'era stato un altro attore che aveva fatto una roba, adesso mi sfugge il nome, però aveva fatto una roba di un prete che faceva l'investigatore. E Però quindi in realtà, mentre lì ho anche la serie di Terence Hill, dove è lui proprio direttamente l'investigatore, invece nella nostra sarei io il vero investigatore. Poi chiaramente a volte, quando non ci capisco quasi nulla, andavo in soccorso beh, un dall'amico po' come fa parroco. Frassica, un po' come fa Frassica con Terence Hill, insomma, eh. Sì, un po' è quello, però effettivamente cioè, diciamo che non è che sia stato copiato, però effettivamente l'idea era quella lì, insomma. Gigi Andrea, chi cuccava di più? Andiamo al sodo. Chi era il Ma Ah,
sicuramente Andrea era molto più portato di me, insomma. Tu andavi di rimessa? No, non nel senso che era più portato, si applicava di più, ecco, diciamo che era, si applicava molto di più. Tu giocavi di rimessa, Gigi? Io giocavo di rimessa, ero anche un po' pigro a volte, no? Mentre lui era il suo... La sua massima aspirazione era riuscire a conquistare una donna che faceva parte del film o del set. Quindi... e c'è riuscito anche. No, poi c'era anche da dire che siccome lui si buttava per primo, quindi dopo aveva già chiuso tutti i canali, capito? E beh, dice, poi lo va a dire all'amico, allora sei stata con me, lui lo va a dire. Un'altra coppia famosa di... Infatti, su questo discorso ti faccio un... ti racconto un aneddoto che anch'io non sapevo. Noi, facendo un programma televisivo che si chiamava Grand Hotel, non so se te lo ricordi, sì. Vabbè, insomma, Grand Hotel, c'era con noi che lavorava una ragazza che era agli inizi, che si chiama Sabrina Salerno, che allora era un'amica del capo della televisione, che era il signor Berlusconi, e lui ci chiamò dicendo, guardate Gigi, Andrea, io ho questa mia amica che vorrebbe fare un po' di televisione. Ma vi chiamò proprio lui in persona? Sì, ma avevamo un bellissimo rapporto. No, ma scusa il parallelismo, vi siete visti ad Arcore? No, una mia curiosità, niente di... Cioè, Come dici? Vi siete visti, cioè vi chiamava, andavate ad Arcore, un po' come accade... Sì, andavamo a cena da lui, però non a queste cene no, che poi sono uscite più tardi. No, vabbè, ma siccome eravamo entrati in argomento, era una mera curiosità. Quindi vi parla di questa bravissima attrice e inizia a lavorare con voi. No, di questa ragazza molto bella, dice, guarda, è agli inizi, dategli una mano, dice, prendetela nel programma, vedete di fargli fare qualcosa. Allora noi ci inventammo, siccome noi eravamo i direttori di questo Grand Hotel, ci inventammo che era la nostra segretaria. Era la nostra segretaria che stava lì in ufficio con noi, gli avevamo trovato un po' di situazioni divertenti. Insomma, chiaramente Andrea appena vede arrivare Sabrina si butta pesce, hai capito? Si butta pesce, però credo che non risolse nulla, anche perché poi dopo magari allora c'era anche il dubbio che magari potesse essere anche... non dico l'amante, ma insomma che potesse avere degli agganci con Silvio, quindi insomma andare proprio a disturbare il capo non era il caso, no? Poi dopo sono passati, ti parlo degli anni 80, 85, 86, poi Sabrina l'ho rivista a una presentazione di un qualcosa che adesso non ricordo bene, ma l'avrò vista 3-4 anni fa, quindi parliamo del 2000. Sempre bella uguale e quindi sempre, sì, quindi anche il grande così. Andrea, anche in grande Andrea ha ricevuto un no per una volta, dai. Esatto. E allora niente, ci siamo rivisti, ciao, come stai, che piacere, e dopo siamo andati a cena. E lei parlando così più del mio, dice Gigi, ti devo fare una confessione, e dico, dimmi, ti ricordi quando facevamo Grand Hotel? Certo, dico, mi ricordo perfettamente che Andrea mi stava sempre dietro, sì, mi ricordo perfettamente, tu pensa, dice, questo te lo dico, perché in realtà eri tu che piacevi a me. Dice, però Andrea mi stava sempre dietro lui, fa, tu non mi cagavi di striscio e allora... Cioè, praticamente tu mi stai dicendo che, insomma, ti ha tolto il pan di bocca, diciamo. No, ma nel senso che poi magari forse... Sì, però lui, essendo sempre dietro a lei in qualche modo, io non mai lontanamente ho pensato di fare quello che si mette a fare la battaglia, comunque, la corsa. Comunque aspetta primo. Gigi, proviamo ad uscire un attimo dalla sindrome Signorini, perché stiamo raccontando anche un aneddoto carino ma è simpatico, ma proviamo anche a concentrarci su un altro aspetto. Abbiamo citato delle grandi coppie comiche, Totò e Peppino, sì. Greggio e Iachetti, Bonolis e Laurenti, quello che unisce voi alla base di tutto è soprattutto una grande amicizia, e mi viene in mente un'altra grande coppia, che è quella Conti a Batantuono. Certo. Si può dire che proprio come Conti a Batantuono la risposta romagnola emiliana siate stati voi da questo punto di vista, una grande amicizia che poi insomma sboccia anche professionalmente. Sì, beh, la nostra amicizia poi nasce addirittura dal tempo dalla fine delle elementari, dalla prima media, che diciamo così, quindi nasce proprio
In tenera età. Sì, avevamo 11 anni, 11-12 anni, quindi eravamo proprio ragazzini. Infatti noi ci siamo conosciuti in parrocchia e il nostro primo lavoro che abbiamo fatto in coppia è stato fare i chierichetti. Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini bellissime di Don Tonino in bianco e nero. Tu sembri un calciatore brasiliano comunque da queste foto, sembri un po' sì. Toninho Cerezo sembri. Gigi, sempre un'altra curiosità per i nostri telespettatori, sì. Insomma, fatto, non dico scalpore, ma ha fatto riflettere una tua frase. Mi sono un po' allontanato dalla TV, e anche riportata su Wikipedia, perché parla un linguaggio che non è il mio. Ciò che colpisce è che il linguaggio di Andrea Roncato e il linguaggio di Gigi Sammarchi era un linguaggio magari colorito ma mai volgare. Questo è anche un modo per dire che la TV di oggi è un po' volgare? Sì, difatti io non mi riconosco per questa ragione, anche perché il problema è che ho notato, io adesso non è che guardo se seguo tantissimo i comici di oggi, però ogni tanto mi capita di, sai, zappinando in televisione, ogni tanto mi capita di vedere qualcosa di Colorado o di Zelig. E ho notato che quando ci sono questi comici nuovi, no, e sono sul palco e vedono che e il pubblico stenta un po' a ridere, non riescono a catturarlo in pieno, come all'improvviso buttano là una parolaccia, parte la risata e parte l'applauso. Cioè, che è stranissima questa cosa. Cioè, beh, non è strana, è lo specchio della realtà. A mio avviso, non so se sei d'accordo, Gigi, io parlo con un personaggio che ha fatto veramente la storia televisiva e cinematografica negli anni 80 e 90, quindi non so se c'è ospite migliore per parlare di questo argomento, ma ho la vaga impressione che la famosa commedia dell'arte sia diventata la commedia della volgarità, cioè l'imprevedibilità che offre una parolaccia, un modo grezzo, supera addirittura la professionalità di un comico o di un qualsiasi attore, cioè c'è più volontà di vedere il trash che di vedere magari sì. Ma probabilmente è anche lo specchio dei tempi, perché certo. Effettivamente poi mi ricordo che ci fu anche una certa polemica quando cominciarono a uscire i primi film di Boldi e De Sica e Christian su queste vacanze di qua, e ci fu una mezza polemica perché dicevano che erano molto volgari, anche loro avevano capito che per portare a casa risate o situazioni divertenti, buttavi là la parolaccia e insomma qualcosa risolvevi. Comunque Gigi, noi oggi abbiamo capito una cosa, il titolo della puntata era Sotto pressione, abbiamo capito che per abbattere la pressione, che di questi tempi insomma ce n'è tanta in questo paese, occorre ascoltare buona musica con Enrico Ruggeri, occorre leggere un buon libro di comicità con Max Pisu e magari rivedere quelle perle italiane, televisive italiane, del grande Gigi Sammarchi e del grande Andrea Roncato. Noi di questo ti ringraziamo, perché le risate che hai regalato alla mia generazione sono delle risate che oggi ci consentono di parlarne qui a tempi supplementari. Grazie Gigi! Grazie molto a voi e grazie per i complimenti che effettivamente ci hai fatto, perché non dico che le meritiamo, però fanno sempre sempre molto piacere. Grazie ancora a Gigi Sammarchi, grazie! Ciao a tutti! Ciao! Ringraziamo il grande Gigi e diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima settimana. Noi saremo di nuovo qui. Grazie.